Bene, abbiamo visto una bella parte sui cicli. Vediamo ora, abbiamo già fatto anche diversi esercizi, vediamo qualche altro comando e qualche cosa di più specifico. In particolare vedremo il ciclo che probabilmente utilizzeremo più di tutti durante il corso, il famoso ciclo for. Torniamo in PyCharm e vediamo questo nuovo modo per fare il ciclo. Riconsideriamo un attimo il ciclo while fatto in questo modo. Una cosa che non è bellissima, diciamo, di questo ciclo while è che, in un certo senso, mette insieme, ci sono per fare il ciclo, cioè l'istruzione per fare il ciclo è divisa in un certo senso in tutte queste tre righe. X uguale a 0, while x minore di 100, x più uguale a 1. Ci sono tre righe per fare il ciclo. Quando noi la cosa che, in verità, la cosa vera, quella che viene veramente ripetuta, è soltanto questa riga qui. Quindi abbiamo tre righe di contorno e una è una vera. Ok? Con potenzialmente delle cose negative, ci dimenticassimo una di queste righe qua. Ad esempio, ci dimentichiamo questa riga qua, il programma dà errore perché il ciclo, la X non è stata creata. Ancora peggio, forse, se una volta ci dimentichiamo di incrementare la X, il ciclo diventa infinito e va avanti per sempre. Il ciclo for è un ciclo che risolve questi problemi perché in una unica riga gestisce l'intero ciclo, gestisce tutte le istruzioni per fare il ciclo. E la riga è questa. Mettiamo un commento anche su questo pezzo di codice. E la riga è questa. Se ad esempio voglio di nuovo stampare una cosa 100 volte, scrivo for i in range 1,100, scusate, 0,100, print, ciao. E questa cosa qui da sola mi crea ripete questa l'istruzione o le istruzioni soggette al ciclo for 100 volte. In particolare c'è un'unica riga che dice: fai scorrere una i nell'intervallo 0-100, dove si intende il primo numero incluso, il secondo numero escluso, proprio come era in questo caso x uguale a 0, x minore di 100. Ok? Infatti, se qua stampiamo i, qua potremmo mettere i o x, è una variabile qualunque, di nuovo le i vanno dal 0 a 99, come era nel caso precedente. Quindi, con una sola riga, abbiamo creato l'intero ciclo. Non abbiamo più possibilità di sbagliare e di dimenticarci dei pezzi. Il codice è anche più leggibile in un certo senso. Dice, per ogni i in questo intervallo, stampa queste informazioni. Ok? Non è l'unico modo con cui possiamo scrivere il ciclo for. C'è una versione, potremmo anche qui non metterci niente, metterci un solo parametro, e in questo caso si intende automaticamente di default che lui parte da 0, quindi scrivere così o scrivere così è la stessa cosa. Ok? Oltre a 0 ci potremmo qua mettere un altro numero, per dire anziché partire da 0, parti da 50. In questo caso lui stampa soltanto 50 numeri, okay? Da 50 a 100 inclusi, da 50 a 99, ok? Cioè 50 numeri. Un'altra opzione ancora che possiamo utilizzare è qui metterci un altro numero e così si intende, parti da 50, vai a 100 a salti di 2. Non incrementiamo più di 1 alla volta, ma incrementiamo di 2 alla volta. Sono tutte cose che avremmo potuto fare anche nel ciclo while. Avremmo qua potuto mettere x uguale a 50 e qui più uguale a 2.
Il bello del ciclo FOR è che ha incapsulato e inglobato tutti gli elementi del del ciclo while in un'unica istruzione. Ok, infatti così stampa 50, 52, 54, 56 e via così. Ok. Vediamo una cosa importante del ciclo for e così introduciamo anche gli ultimi due comandi che sono nel blocco di slide che abbiamo. Torniamo al caso for in range 100, ok? E supponiamo di, se vi ricordate, nel programma, ad esempio, era forse l'indovina numero, esatto, nel programma indovina numero, ok? Andatelo un attimo magari a riguardare, per uscire prematuramente da un ciclo, avevamo utilizzato questa strategia, cioè avevamo impostato la variabile che teneva conto di a che punto eravamo del ciclo ha un valore enorme, in modo che immediatamente, alla prossima iterazione, il programma terminasse. Ok? Andatelo a riguardare un attimo. E avevamo commentato come funzionasse, però non era una soluzione bellissima. A un certo punto nel programma compare questo U uguale 999 che era proprio un trick per uscire dal ciclo, ma non è particolarmente chiaro, se uno guarda il programma immediatamente, il perché gli è stato impostato 999, ok? È perché vuoi uscire dal ciclo, però non è una cosa che ha un significato diretto nello spazio dei problemi che abbiamo affrontato. Vediamo se questa tecnica qua funziona anche nel ciclo for. Torniamo al nostro test 6, ok? Quindi stampiamo una volta I uguale a ciao e poi mettiamo I uguale a 999, ok? Se tutto funziona come funzionava nel ciclo while, lui dovrebbe stampare soltanto una volta ciao, poi dopo I viene impostato a 999 e il programma termina, ok? In verità così non è, ok? Nel ciclo for, se anche cambio la I dentro al ciclo for, questa non influenza il range nel ciclo for stesso. Quindi se ad esempio in questo caso stampo esattamente 0,99, se mettessi così stamperei 999 ciao, 999 ciao, ma sempre 100 volte. Il fatto è che ogni volta che il programma ripassa dal ciclo for, fondamentalmente, reimposta la I al valore corretto. E lo fa soltanto per il numero di volte necessario. Ok? Quindi ogni volta la I, ogni volta che passa di qui, va 0, 1, 2, 3, fino a 99. Se anche dentro al ciclo for modifico la I, questa modifica vale fin tanto che eseguo questa iterazione del ciclo for, infatti qua stampa 999 ciao, ma non appena ho finito e ritorno su, la I viene reimpostata al valore giusto e tengo il conteggio nel modo giusto. Quindi non ho la possibilità di uscire prematuramente da un ciclo con la stessa tecnica che facevo per il ciclo while. Quindi per questo, e perché anche comunque quella tecnica che avevamo visto non era particolarmente bella, ci sono altri due comandi, nuovi in Python, per gestire l'uscita dai cicli. Il primo, il più importante, è il comando break. Interrompi, ok? E quando il programma arriva al break, esce dal ciclo in cui è inserito. Ok, lo posso usare nel ciclo for, lo posso anche usare nel ciclo while break. Quindi ad esempio nel programma indovina numeri, anziché fare questo I999 che non ci piaceva, dicevamo,
funzionava ma non ci piaceva, dopo aver capito che avevamo vinto, posso mettere break per interrompere il ciclo. Ormai hai vinto la partita, è inutile andare avanti. Esci dal ciclo e avrai vinto. Ok? L'altro comando che vediamo, questo è un po' meno chiaro il capire quando verrà utilizzato, lo vedremo in alcuni esercizi più avanti, è il comando continue. E il continue, quello che fa fondamentalmente è, lo possiamo vedere così, if ad esempio i per 102 uguale a 0, continue. Ok. Il continue interrompe l'esecuzione del ciclo attuale, ma rimane dentro al ciclo for. Quindi è come dire, se trovi continue, non eseguire la print, non eseguire il resto del ciclo for. Salta questo giro, skippa questo giro, ritorna a valutare il ciclo for con il numero successivo, però interrompi momentaneamente l'esecuzione di quel giro, quella iterazione del ciclo stesso. Ok. E quindi in questo caso vedete che stampa appunto soltanto i numeri dispari, perché lo 0 viene skippato, non viene stampato, poi l'1 viene stampato perché il resto della divisione non è 0, il 2 viene skippato perché il resto della divisione è 0 e così via. E quindi qui stampa semplicemente i numeri dispari. Ok? Chiaramente anziché il continue avremmo potuto mettere, adesso, giusto per far vedere un esempio, volevo far vedere questo esempio qua per introdurre l'operazione continua. L'avremmo potuto anche chiaramente la stessa cosa gestire con un if, se i per 102 è diverso da 0, allora in quel caso stampa. Ok? Quindi in un caso posso dire se il numero è pari interrompi il ciclo, nell'altro caso la stessa cosa detta in modo diverso è dire se il numero è dispari stampa, se no non fare niente. Ok? E qua una cosa abbastanza interessante è i cicli for li possiamo applicare a tutti gli esercizi che abbiamo visto precedentemente. E in alcuni casi, effettivamente, il ciclo for può aiutare a renderlo più chiaro questa cosa qua. Ad esempio, vediamolo soltanto nel caso dei numeri primi, che è un bel esempio. In questo caso, vedete, avevamo d uguale a 2. Siamo nel programma dei numeri primi e questo qui è il codice per capire se un numero era primo oppure no. Questo pezzo qua in particolare, dove facevo un ciclo while, scorrevo, l'idea era quella di scorrere tutti i divisori da 2 fino al numero escluso e vedere se c'era un divisore lì in mezzo. Per farlo ho dovuto fare un ciclo while che partisse da 2, arrivasse a minore di n e facesse un d più uguale 1. Come al solito, 3 istruzioni per gestire il ciclo, con possibilità di dimenticarsi, fare errori e quant'altro. Questa cosa qua, con un ciclo for, potrei semplificare questa istruzione. E ad esempio, farlo di questo qui lo posso togliere e mettere qua semplicemente for d in range 2n, fai l'operazione, ok? E questo qua, vedete, è anche più simile al modo in cui ce lo immaginiamo noi. Provi tutti i divisori nel range che va da 2 fino al numero escluso. Verifica se è un divisore. E quindi questo stesso programma funziona nella stessa maniera, però così è ancora più chiaro. Bene. Abbiamo terminato le slide sull'introduzione Python. Potenzialmente abbiamo visto tutti i comandi base della programmazione. Ce ne sono chiaramente molti di più, ma già con questi riusciremo a fare molti, molti programmi. Ci resta di fare diversi esercizi per impratichirci e capire bene la potenzialità espressiva di questi comandi quando li mettiamo insieme uno con l'altro. E poi passeremo a fare altre cose.